Niente mondo fatto a feste, ma si canterà così. Mai al mondo verrà la fine. Hai capito, David? Ma non promette nulla di nuovo, nulla di buono promette questa canzone, nulla di buono. Ma io che devo fare con te? Cosa devo fare con te? No, mi dici cosa devo fare con te? Cioè, cosa devo fare? Non lo so. Ditemi voi dall'altra parte, che devo fare? Ammazzarlo, sopprimerlo, strozzarlo? Non si sente niente. Non si sente niente. Ma dove diavolo sei? Sono a casa mia col mio telefono. Ma l'hai riconosciuta la voce di questa canzone, sì? Ma certo, è arrivato il circo in città. Io devo dirti la verità, quando sento parlare della questione mai a fine del mondo, che non ho mai voluto toccare nemmeno nelle metafore, nemmeno nelle battute, eccetera, metto mano alla pistola. Esatto. Cioè, quando sento solo la parola maia, prendo la pistola, mi piacerebbe prendere la pistola e sparare, come disse il non particolarmente democratico signor Goebbels. Esatto. Che sosteneva, quando sento la parola cultura metto mano alla pistola. Ed effettivamente, insomma, non era proprio un simbolo della cultura il signor Goebbels. No, no. Ci sentiamo in campagna elettorale, ci sentiamo in campagna elettorale. Divino! Se noi diciamo di, voi rispondete. Divino! No. Di. Siamo qui, siamo qua. Mi scusi del ritardo. Mi scusi del ritardo. Dove si trova Divino? Ma che siamo ti scusi? Nella sede del comune di Cava dei Tirreni che ci ospita questa sera. Sì. Per l'evento in Piazza Duomo. Sì. Ma quale evento? Relativo alla fine del mondo. Stai zitto un attimo, stai zitto, Divino. Ma è vero che lei non ci ha creduto nemmeno per un secondo, però un po', insomma, dire, va in giro a sostenere il fatto che è tutta una buffonata, o sbaglio? Nella nostra ultima opera terrena, sì. Ocasus Mundi, sì. Teorie sulla fine dei tempi, come è ben noto, sì. Quest'opera è uscita oltre un anno fa. Sì, opera. Sì. Si esaminano le principali teorie e si giunge alla conclusione che la profezia maya tratta dal testo sacro del Cilambalam, sì. La tredicesima in particolare, è stata male interpretata. Tra l'altro, tra l'altro, fate tacere quel cibo insignificante, quella cosa inutile che tenete lì, mandatelo a pulire le stanze anziché a parlare, che tanto non conosce l'italiano se non in modo alquanto incerto e altalenante. Stai zitto un attimo, Davide, scusa, fai parlare Divino. Come si diceva, sì, scusi. La tredicesima profezia contenuta nel testo del Cilambalam, sì. Non si riferisce al 21 dicembre. Ah, ecco, a che giorno? Casomai potrebbe riferirsi al 22 o al 23. Per cui ancora c'è pericolo in teoria. Beh, le date in realtà più credibili, no? Il 21, mai gli studiosi hanno pensato che fosse il 21. Sì. Invece l'occhio attento degli studiosi si è posato sul 22 e sul 23. Eccoci qua. Tuttavia, dalla nostra attenta analisi, attenta, è sempre il risultato, sì, che nel 2012, sì, non esiste il pericolo, oh, ecco, di fine del pianeta. Hai capito, Parenzo? Siamo tutti salvi. Sì, e sì, questo ci perché lui. I veri problemi, i veri pericoli di conflagrazione e di fine ultima, sì, sono tutti incatenati al 2013, che ah, è vero. Che è il vero annus horribilis. Beh, questo l'anno... però mi preoccupa, scusi Divino, lei ci sta dicendo che il problema non è il 2012 ma il 2013, però se lei mi dà altri pochissimi minuti dopo la borsa, so che lei è molto impegnato in questa cosa di Cava dei Tirreni, però altri 5... Ma noi siamo qui in questo momento nella sede del comune di Cava dei Tirreni, ospite del sindaco e della giunta, e appunto tra pochi minuti in Piazza Duomo, sì, daremo vita ad un possente rituale protettivo per proteggere il popolo che è ansioso. Anche noi però, a questo, sì, punto. Certo, ma gli ascoltatori di questo programma pregevole naturalmente con l'eccezione di quell'insignificante omuncolo, sì, ma a parte quell'aspetto lì, abbiamo già detto che coloro che saranno collegati, sì, a questa puntata, sì, saranno comunque salvi. Saranno comunque salvi. Il tendone del circo l'avete montato. Quindi la donna barbuta è arrivata già. A parte coloro che non lo meritano, naturalmente, che si autocondannano, sì, ma gli altri hanno la certezza della salvezza finale. Benissimo, pubblicità, torniamo subito. Il vero problema. Certo. Se noi diciamo Elo, voi rispondete Im. La Zanzara.
Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Fate tacere quel tizio insignificante, quella cosa inutile che tenete lì. Mandatelo a pulire le stanze anziché a parlare. Io non so se Parenzo è preoccupato per il vaticinio che riguarda il 2013, che non è un vaticinio, è una previsione. Guarda, il 2013, io sono preoccupato di una cosa. Dimmi. Il fatto che questo comune, questa amministrazione abbia invitato il signor Bertelli, che si fa chiamare Divino, questo signore qui, il signor Pelma. Dall'altra parte sono felice Divino. Perché quando arriva il Divino, quando arriva il circo in città è sempre una festa, quindi ci sarà lui, ci sarà la donna barbuta, ci saranno i leoni che saltano nel cerchio di fuoco, quindi bellissimo spettacolo circense con questo signore che farà questa. Ma scusa, ha detto che nel 2013 bisogna essere preoccupati, tu sì. No, cioè, siamo tutti preoccupatissimi. Cioè, è arrivato il circo in città, dai. Quando viene a Roma il circo, Telma? Quando ma arriva qui? In effetti noi concludiamo su un punto con la corta analisi di Parenzo. Si potrebbe parlare di circo Barnum e manca appunto un elemento che di solito nel circo Barnum c'è sempre, il venditore di lupini che lui potrebbe svolgere egregiamente e in alternativa lo scemo del villaggio, che anche quello è un ruolo che potrebbe egualmente svolgere con profitto. Tutto esaurito. Qua c'è spazio perché noi siamo nella piazza principale di Gala dei Tirreni. Beh, il tendone l'avete già montato, il tendone del circo? Già affollata di popolo svalnante. Sì, ma quale popolo? E quindi diciamo che qualche lupino qua e là potrebbe sempre essere un hai capito? Un circo scadente. Comunque, per carità, grande spettacolo stasera, per fortuna gratuito, perché nessuno pagherebbe mai il biglietto. Certo, per non sentire. Pagherebbero te, perché contatteresti l'ascolto, no, di certo, e anche su altri aspetti diversi dall'ascolto dubitiamo che tu possa alzare qualcosa, per cui rimani pure in quell'altro Divino. Dove trovi questi ingenui che ti danno ancora un pezzo di pane e un po' di caciotta. La caciotta è interessante. Divino, però ci spieghi. Dite vino, di vino, un uomo beve il vino. Sì, va bene, va bene. Divino, penoso. Divino, scusi un attimo. Una cosa molto triste, sì. Divino. Ma l'ha pagata il comune per fare questa pagliacciata o no? No, spero. Ma perché in questo modo naturalmente vi è la certezza di una piazza stracolma e naturalmente vi è un riverbero mediatico che giunge molto molto lontano, mentre se tu fuori tutti i quotidiani domani, sicuro. Domani ma tutti i quotidiani adesso fermeranno le rotative, vedrà. Sempre una ragione nelle cose che si fanno. Certo. Non ce ne sarebbe vedrà alcuna che nel sovvenzionare uno come te che non sa fare assolutamente nulla. Oh già, ma non è il problema, non sono io, il problema è lei. Cioè, io ho già parlato con Ferruccio De Bortoli che domani l'apertura sarà non su Ingroia, non su Monti, ma sarà Divino Telma in piazza. Sì, su quello, sarebbe certamente una cosa molto sensata, perché è indubbio, è indubbio che gli unici tre personaggi dell'anno come Italiani ha già dichiarato sono stati Bersani, Grillo e Divino Telma, questo è evidente, cioè, a livello italiano, a livello internazionale Obama e Al-Majine. Però scusi un attimo, quello chi l'ha detto che sono i tre personaggi dell'anno? Lui l'ha detto. Naturalmente l'abbiamo detto noi in risposta ad un quesito di Affari Italiani, ma è palese che si tratta della verità. È la verità. Scusi un attimo, ma questa storia di Sanremo. Fermate le rotative al Corriere, fermate le rotative. Galli della Loggia non scrive più il suo editoriale. Ci sarà un pezzo del Divino Telma e l'apertura. Non è la prima volta che il Corriere si occupa dei nostri Corriere dei Piccoli di vario genere, per cui non sarebbe una grande novità. Divino, scusi un attimo, com'è la storia di Sanremo dalla canzone? Scusi, ho letto recentemente nelle sue cronache che è successo l'ennesimo pasticcio a Sanremo. Sanremo, come tutti sanno, gli unici che hanno qualche speranza di penetrare all'Ariston sono quelli che sono collegati alle major.
e chiunque non sia sì, collegato certo. alle major e non abbia solide raccomandazioni e santi in paradiso sì. non ha alcuna possibilità. Ma lei ha proposto per un'altra canzone per una, già sì, era successo la nostra casa discografica, la prestigiosa Beat Records, ha proposto Pescatori di Anime. Pescatori di Anime si chiama? Sì, Pescatori di Anime, con musica di Danilo sì. Amerio sì. e con controcanto di un'altra nota artista che per il momento non diciamo, da tanto poi andrà in rete tra pochissimo. Sì. Ebbene, è stata bocciata. Di ineguagliabile bellezza. Di ineguagliabile bellezza. Il nostro non è stato neppure ascoltato. Dubitiamo fortemente che ciò sì. sia avvenuto. Viene usato come tortura a Guantanamo la canzone. Della decisione, ma questo ripetiamo non stupisce, perché è ben certo. noto che si va a Sanremo deve essere protetto dalla cupola. Sì. E quando poi trionfa a Sanremo non vende nulla, non è ascoltato sì. da nessuno, e così anche il contrario. Scusi un attimo, per concludere, Divino, salutando la piazza di immagino già stracolma di Cava dei Tirreni, sì, volevo le file sin da Roma. Volevo dire i pullman da Roma che sono partiti. Volevo dirle no, tutta da ogni dove, ovunque si è sparsa la notizia, la lieta novella. Subito sono accorsi i popolani dalle contrade, dai campi, dalle officine, dalle barche, da ogni parte. Scusi, ma lei ha già espresso nelle varie sedi un vaticinio su Monti, se sarà di nuovo Presidente del Consiglio? Ha già espresso questo vaticinio? Naturalmente noi abbiamo già risposto in questi giorni alle richieste delle principali agenzie di stampa nazionale e internazionale. Ah sì, pure internazionale. E quindi anche le nostre previsioni sono pubbliche già da un paio di giorni, l'ANSA sì. li possiede, anche la DN Kronos, sì, certo. tutti possiedono le nostre previsioni, però. Quindi sappiamo già, il popolo italiano è in grado di sapere cosa sì. esattamente accadrà nel 2013, chi vincerà la pugna cartacea. Sì. Ma Monti sarà di nuovo Presidente del Consiglio? Non me le ricordo queste previsioni, le ho lette distrattamente, mi perdoni. Noi ci siamo pronunciati sugli esiti conclusivi della pugna cartacea sì. e abbiamo sentenziato sì. che il centro-sinistra risulterà vincitore, sì. primo elemento. E secondo sì. elemento, che Berlusconi non vincerà e sarà relegato in un angolo di opposizione, sì. ma lo sanno tutti questo. E poi? Terzo, lo sanno coloro che sanno naturalmente, poi? Coloro poi? Che riescono a penetrare oltre il velo. Hai capito? Sì. Ma chiunque lo dice, discute di sta roba oggi. Poi? Poi? Il problema della governabilità del Parlamento, noi abbiamo già annunciato che il Parlamento risulterà scarsamente governabile. Ah, scarsamente governabile, ecco, dunque ci sarà un problema. Scarsamente governato, capito? Certo. E Monti? Ma io non so come fa ancora a stare in giro Monti, uno così. Comunque, dall'analisi che noi abbiamo condotto, riesce a svolgere nella novella veniente legislatura un ecco. ruolo centrale. Avrà un ruolo centrale. È un ruolo di snodo delle pulsioni circonvicine, per cui nodo in ogni caso per sì. poter portare la barra nella giusta direzione dai, bisognerà fare riferimento al professore. Hai capito, Parenzo? Ma lo dicono tutti, ma c'è scritto su tutti i giornali, mi manda i matti, sono giorni che si scrive questa cosa. È indifferente quello che è scritto sui giornali, anche perché, come è del tutto evidente, i giornali scrivono quello che noi abbiamo detto. Hai capito? A ripetere le nostre parole, questo è facile. Ma le nostre parole chi? Noi che sono giorni che scrivono questo? Una valutazione immediatamente, le valutazioni poco, sono lanciate dalle agenzie e naturalmente i giornali del rilancio, nell'ottica. Hai capito? Guardi, questo guardi, lo sanno tutti, lo sanno tutti. In questo straordinario show radiofonico, imbastito dal signor Cruciani, dopo la divinazione di Otelma, manca soltanto la scimmietta che si arrampica sul campanile. Ma no, ma ci sei tu, il problema non esiste. Questo non è male. È bella la cosa, insomma. No? Volevo capire, lei si presenterà la in questa piazza? Potrebbe anche vendere Lupin, quindi si potrebbero unire i due elementi sì. e in un tutt'uno omogeneo. Ma questo è tarato in testa proprio. Ma lei si presenterà in questa straordinaria piazza gremita? Tra l'altro ci sono dei pullman che sono partiti da stamattina da Roma per venire da lei. Si ma presenterà in questa piazza con quel cappello? Ma cosa vorrebbe
dimostrare i pullman sono un segno dell'amore del popolo, il popolo che vuole essere protetto, vabbè, allora? Il popolo che vuole la salvezza. Ma è gente disturbata, chi viene lì è gente disturbata, capisci o no? Gente disturbata. Ma che volevi dire? Disturbata. No, dico, ma lei si vestirà stasera con quegli abiti agghiaccianti da pseudo sultano di Canicattì, con quei colori di un kitsch pazzesco, con quei ignoranza, un'ignoranza che non ha confine, che li avviluppa, un incubo, insomma, un incubo che inizierà le loro povere vite e le spazzerà via in un chirigoro e marcescente. Caro divino, la saluto, stia bene, a presto. Vi benediciamo, figli di letti, vi benediciamo. Grazie. Non beva però, non beva troppo. Se noi diciamo di, voi rispondete vino, di... Oddio, non ce la facevo più, Davide, non ce la facevo più. Ero in lacrime. Avrei continuato fino alle 10 di sera, solo col divino. Tra una cosa e l'altra e poi il divino. No, il padre vino, è che è un uomo ormai disperato. Vino. Se noi diciamo Elo, voi rispondete Im. Elo. Him. Elo. Him. Mai al mondo. Allora io ti dico una cosa, Se noi diciamo alcol, noi diciamo Telma. Se noi diciamo vino, noi diciamo Telma. Di vino, nel senso che beve vino. Io comunque dico una cosa, no David, alla fine se uno manda registrato lo spettacolo di Otelma a Cava dei Tirreni, dove diavolo si trova Otelma in questo momento, ma sarebbe comunque un trionfo del kitsch, un trionfo del artistico, un trionfo di ascolti. Uno bisognerebbe vederle queste cose, certo noi le guardiamo con altri occhi. No, dovrei chiedere alla Sette di inviarmi lì a raccontare questa roba, è come andare al circo. Beh, al posto del circo non ci sono animali feroci, ma tanti, come appunto quel signore lì che va in giro con quei vestiti che non è finita. Massimo da Genova, mancano ancora 10 minuti e poi andiamo in vacanza. 10 minuti e poi in vacanza. Torniamo? Sì, torniamo. Torneremo, no? Che dici? Torniamo? Ma io ci sono se vuoi. Torniamo, quando torniamo? Il 14, quando torniamo? Possiamo tornare anche prima se lo ritieni, ma il 14 credo sia la data giusta. Alzo il volume. Pro. Mai al mondo sarà la... Se noi diciamo di... Voi dite vino. Di vino. Mai al mondo sarà... È un uomo disperato. Ma prima o poi lo becco, Prima o poi lo becco. Prima o poi lo becco. Prima o poi lo becco. Ma poi mi ha mandato ai matti quando a un certo punto ha detto Monti avrà un ruolo centrale la prossima... Ma si può dire una... Ma c'è scritto ovunque da me. Ma lui ha fatto degli studi. Ha fatto degli studi. Ma quali studi ha fatto? Il divino Telma con... Che gira a pare... Io lo immagino a casa. Riccardo da Pescara. Ah, no, c'era Massimo da Genova. Massimo. Perché nessuno lo arresta? Ecco. Uno che gira così per strada deve arrestarlo. Massimo. Pronto? Dica. Sì, dica. Allora, senta, lei ha mandato in onda...